Mediterraneo può essere considerato il centro forse più importante dello sviluppo della civiltà umana. Il suo assetto politico e territoriale odierno è il frutto di circa 3.000 anni di storia, nel corso dei quali l'Europa è giunta a dominare tutto il mondo. Quando si parla di bacino del Mediterraneo, ci si riferisce a un'ampia area geografica che interessa i 21 stati bagnati dalle acque del Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo è definito mare intercontinentale perché è compreso tra tre continenti, Europa a nord e a ovest, Africa a sud e Asia a est. Questa sua particolare posizione è all'origine del suo nome, che deriva dal latino Mediterraneus, cioè in mezzo alle terre. Tuttavia, il Mediterraneo non è un mare chiuso. Esso infatti comunica a ovest con l'Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra, a sud-est con il Mar Rosso attraverso il Canale di Suez, a est con il Mar di Marmara e con il Mar Nero, rispettivamente attraverso gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. Tali aperture permettono un costante ricambio delle acque, in mancanza del quale il bacino si trasformerebbe in un grande lago dalle acque melmose, dalle temperature elevate e dall'eccessivo grado di salinità, e rischierebbe il prosciugamento del fondale marino.